Mettersi a nudo è molto molto difficile. Io ho avuto una storia non facile. Io mio padre l'ho conosciuto a 12 anni perché l'ho chiamato io, gli ho detto ciao, sono Sabrina, so di essere tua figlia, mi hanno detto che sono tua figlia, mi piacerebbe conoscerti. Io mi sono sentita per anni, ancora adesso, quella comunque non solo abbandonata, perché io in realtà non sono stata abbandonata, io sono stata totalmente ignorata. Oh, let's go back to the start. Però è successa una cosa magica, ci siamo incontrati e forse lì lui ha capito. 4 mesi abbiamo cercato di recuperare un rapporto che non c'è mai stato e poi lui è mancato. Sono stati 4 mesi bellissimi dove io ho avuto un padre. Ciao Sabrina, ciao Samuel. Posso dirti che io mi sono molto commossa quando ho sentito queste parole e ti ho trovato sicuramente molto coraggiosa, molto bella, assolutamente bella, bellissima Sabrina, veramente. Grazie. Grazie per le parole che hai usato nei miei confronti, perché comunque tu lo sai, per ogni donna aprirsi così non è sempre facile. Spero con la mia storia magari di poter aiutare qualcuno che è nella mia stessa situazione. E la lezione più importante per me poi in realtà è che dal negativo puoi anche tirar fuori del positivo. È molto difficile farlo, ma è una cosa che ti salva. Ci sono delle amiche qua, c'è anche Roberto Alessi collegato. Vladimir, so che avete lavorato. Io intanto, ecco, Sabrina, ti volevo salutare. Noi siamo state insieme per una lunga tournée con la regia di Sergio Iapino e condividevamo lo stesso camerino. Mi hai spesso raccontato le tue cose, già ti conoscevo, ma ho imparato ad amarti di più per questo tuo percorso bellissimo che stai facendo a Ballando con le Stelle, dove stai dimostrando grande impegno, grande umanità, ti stai mettendo in gioco, grande professionalità. E quindi ti stringo davvero, anche se a distanza, e credo che questo tuo racconto, che ha commosso davvero tantissime persone, possa davvero sensibilizzare su un tema così importante. Tu sai quanta gente ti vuole bene e sai quanto tifo tu hai. Credo che tu abbia anche un compagno in questo momento, voglio dire, di danza, che è una persona estremamente sensibile, e sono sicura che farete grandissime cose ancora. Samantha, tu anche nemmeno tu conoscevi, no? Sì, conosco Sabrina, conosco Samuel, quindi vi do un bacio a tutte e due e voglio fare veramente col cuore i complimenti a Sabrina, perché so che cosa vuol dire aprirsi a un certo punto, decidere di aprirsi e raccontare magari quello che può essere un percorso non sempre felice, anzi magari a volte un percorso doloroso, però ti faccio un sacco di complimenti perché sei riuscita a non rimanere ancorata magari a una rabbia, a una delusione, e invece sei riuscita almeno negli ultimi mesi a riacchiapparti il tuo papà, a vivere quello che può essere un rapporto tra padre e figlio, e quindi veramente tanti tanti complimenti, e sei un bel esempio per tante persone. È stato molto difficile, è stato tanto difficile, però era l'unico modo per salvare me, in realtà. Perché era un anello importantissimo che ti mancava, che ti è sempre mancato, e che chiaramente, anche se nell'ultimo istante lo hai salvato, no, questo rapporto, però poi nessuno ti può restituire tutti gli anni che tu hai passato e vissuto. Salvando ho salvato me stessa, perché salvando lui gli ho dato anche la possibilità di chiedermi perdono, cioè e io di perdonarlo, anche se il percorso del perdono è così lungo in questa situazione, perché c'è stato un ammanco di 40, di 45, forse di 50 anni, forse più, capito? Però il rancore, la rabbia sono veramente sentimenti distruttivi che fanno male solo poi a chi li prova, fondamentalmente. Quindi in questo caso facevano troppo male a me e andavano a inficiare nella mia vita in maniera
negativa, perché quando tu non risolvi un problema così grave con un genitore, te lo porti appresso anche nei rapporti. Io ho un marito che è un santo, che mi sopporta e che è stata la mia fortuna, forse proprio perché è un uomo, come ti dicevo prima, che dalle situazioni negative mi ha fatto sempre vedere il lato positivo. Ci ho messo tanti anni per arrivare a questo, e non sono ancora oggi, ho momenti di fatica, di rabbia, di dolore che emergono, però affrontiamoli col sorriso, mi dico. Brava, brava Sabrina. Allora, sabato scorso, perché poi ci hai avuto anche un momento proprio in cui parlavi poi di queste clip che avevi fatto a Ballando, in questo tuo racconto personale, no? Perché sabato scorso sei stata un po' attaccata, insomma, ma anche se tu non l'hai vissuto come un attacco vero e proprio, perché eri vestita in maniera prorompente, no? Un po' sulla tua fisicità. Selvaggia in realtà non ha detto molto, ha detto che non era d'accordo con i pareri della giuria, di alcuna giuria, perché secondo lei, ma anche secondo me, veramente tu sei, oltre questa bellezza forte che hai, che insomma è fisica e si vede, cioè si nota, però hai una tua dolcezza e bellezza che non è, come dire, non è legata a una questione di sexy o meno sexy, è proprio una tua bellezza, una tua dolcezza, ecco, che secondo me poi traspare anche in televisione, che è una cosa molto bella. Non ha detto una cosa brutta, Selvaggia, secondo me. Poi tu mi dirai quello che pensi. Allora, vediamo questo momento e poi me lo commenti tu insieme a noi. Io mi sto convincendo del fatto che tu non sia una bomba sexy, cioè tu lo sei esteticamente, ma siccome tu sei lontanissima da quella roba lì. E quindi. Però è vero, ragazzi, lo so, però non sta dicendo una roba. Ma se. Cioè, io però mi sembra che tu abbia messo in piedi una recita. Ma a questo punto, quindi io, secondo te, dovrei presentarmi con un burka, cioè potrebbe essere un'idea. Sai che potrebbe ma è essere scontato, un'idea, sarebbe una cosa scontata. Questo è proprio, capisce, forse io agirei un po', andrei un po' in sottrazione. Selvaggia, siamo partiti con un tango dove aveva una semplice vestaglietta e già qui va in contraddizione a quello che stai dicendo. C'è stato un excursus e in questo c'è stato uno sviluppo. Perché un personaggio che viene qui deve rinnegare se stesso? Questo non lo capisco. Questo non lo voglio fare. Adesso rinnegare se stesso. Esagerazione. Già per me è stato un grande passo raccontarmi, Selvaggia, perché non è stato facile parlare delle mie cose private. Per me è una grande fatica. L'avrei potuto fare tanto tempo prima, all'apice del successo. E ti sarebbe servito. E mi sarebbe servito tanto, ma non l'ho mai fatto. Ci sono arrivata tanto tardi. Credimi che ogni volta che faccio una clip sono più le lacrime, vabbè, ciao. E adesso per no, dai. Oh. Dai. Però... allora, prima su questo chiaramente volevo sentire Sabrina e Samuel. La cosa è poi Samuel, no, nel senso che io voglio fare io faccio un netto distinguo tra la Sabrina Salerno sul palco, che ha una certa fisicità e la utilizza da sempre, non voglio rinnegare me stessa, e la Sabrina che è nella vita privata. Il fatto di essere considerato un sex symbol e ben venga, è anche un'etichetta a volte faticosa da portare, e lo è stato un po' per tutti i personaggi televisivi, cinematografici, perché se andiamo a guardare le storie dei sex symbol, in realtà ci sono molti risvolti, no, particolari. Ma il fatto di essere un sex symbol non significa che nella vita privata io sia una mangiatrice di uomini, perché nella vita privata tutti noi siamo un po' diversi, nel senso che oggi io mi sento una donna che ha il coraggio di lasciarsi andare, di dire le cose come stanno, come sono io. Io diciamo che fino ad un certo punto della mia vita mi sono protetta, non volevo che la mia vita personale fosse data, fosse a conoscenza di tutti, e ho sempre continuato con il mio personaggio, magari apparentemente un po' aggressivo, della donna molto sicura di se stessa. Poi ad un certo punto mi sono detta, forse guarda, e tutto è nato da Sanremo 2020, dove io mi sono presentata tanto in sottrazione, perché non avete visto dei look sconvolgenti, mi sono presentata con degli smoking, un abito lungo con uno spacco comunque elegante. Quindi
Ovviamente che il sabato sera in quella canzone ci stava quel tipo di look, anche se io poi preferivo quello che preferiva anche Selvaggia, che era quello della clip, che era tutto nero, sarebbe stato per me anche molto più comodo proprio a livello pratico della coreografia. Detto questo, io, come ti ho detto prima, Leonora, preferisco vedere il lato positivo della critica, tra virgolette, e reputo Selvaggia una donna intelligente. Non pensa che io ho fatto un duetto con Samantha Fox, perché ad un certo punto non ne potevo più di sentirmi dire ogni intervista facessi con l'estero mi parlavano delle cavolate che si erano dette tra me e lei, e io ho appena incontrato Samantha Fox, l'ho vista faccia a faccia, ho detto: senti, facciamo un disco insieme, così almeno togliamo questo chiacchierino. Detesto donne. Sentiamo Samuel prima, e poi ero curiosa di sapere anche Alessi che cosa ne pensava. Samuel. Ciao Ele, no, il discorso è che Sabrina, per quanto si possa spogliare, è sempre e rimarrà sempre elegante, non sarà mai volgare. E poi l'abito che lei indossava sabato era contestualizzato in uno show. Quindi, se voi adesso mi giudicate Sabrina per come è vestita, vedete che è con una t-shirt che non indosserei manco io, perché spesso volete si presenta così. E mi viene sempre in leggings, t-shirt e cappotto, oppure jeans, t-shirt e cappotto. Anche quello altro. Non è mai venuto. Vorrei la foto di come era provocante. Lì era utilizzata in un momento di spettacolo. Che poi si venga a dire non ha fatto una performance che non mi è piaciuta, i passi non erano corretti, e che allora lì dico sì, hai ragione, ma se mi viene a dire l'abito, secondo me dovresti essere più coperta perché di te c'è di più, anche su questo avrei da ridire, perché lei di puntata in puntata si sta aprendo e sta dicendo molto di se stessa, quindi non è che sia... Però secondo me Sabrina, che è una donna molto intelligente, ha colto la parte positiva della critica, nel senso che quello è, cioè, come dire, sviluppa anche questo tuo lato, no, interiore, che è meraviglioso, perché oltre a questa bellissima donna che chiaramente tutti vediamo, c'è una parte che pochi conoscono, della quale tutti sarebbero innamorati. Forse io non so, l'ho letta così, magari anch'io, sbagliando, però io ho letto così. Roberto, velocemente, che poi volevo mandare loro che ballavano, aiutatemi, aiuta a stringere. Ecco, allora io volevo dire una cosa, io credo che Selvaggia Lucarelli doveva aver pur qualcosa, ed è la prima a non crederci, altrimenti lei, che è donna più che intelligente, non si proporrebbe, perché anche Selvaggia è pure un sex symbol, una bellissima donna, e valorizza il suo corpo e la sua immagine, a partire dai capelli frisé dell'ultima puntata. Comunque Sabrina ha dietro una carriera di 36 anni, e noi del pubblico non ci facciamo incantare solo dalla bellezza. Se piace, se è ancora rimasta nel nostro cuore, è perché ha trasmesso un'anima bella, e noi l'abbiamo capita, e a ballando l'ha dimostrato. Ok, allora andiamo, vediamo quanto ballano bene. Ecco, perché Samuel, nessuno dice che ballate molto bene in tutto questo, eh? È appunto, è come se non... La performance della Salerno. Poi c'ho i due miei amici che mi parlano veneto, tutti e due, ecco, Samuel che è proprio di Vicenza, Sabrina tu abiti a Treviso, no? A Treviso, sì, io comunque voglio dire questa cosa, sono distrutta muscolarmente parlando. La massacro di giorno in giorno. E mi viene anche da piangere, quindi tanto nessuno lo nota, perché veramente ci sto mettendo l'anima, però oggi quando ho visto Sam, ho detto: sai che sono felice, perché finalmente sento che il mio corpo riesce a fare delle cose che mai avrei immaginato, quindi a me comunque questa esperienza mi sta dando tantissimo. È bravo, vediamovi, dai. Mi è piaciuto tantissimo. Killing me softly with this song, telling my voice.
Napolo sia Sabrina Salerno, capito? Cioè, cosa c'è oltre le gambe? Di questa donna che sembra maciste al femminile, ma è così sensibile e fragile. Volevo dire a Sabrina che quante volte l'ho vista arrivare in camerino vestita come un maschiaccio, proprio così. Senti, forse non dovresti prendere la lettera quello che ti ha detto Selvaggia Lucarelli, che devi andare per sottrazione, perché vuol dire che allora la prossima volta dovrai toglierti qualcosa. Attenzione. No, me lo intendeva un'altra cosa. Siamo in chiusura. Allora, complimenti ragazzi, sono curiosa di vedervi sabato. Bravi, bravissimi, siete in un'ottima posizione. Complimenti da tutti e credo che Sabrina, insomma, sia la coppia, Sabrina e Samuel, siano anche molto amati dal web. Grazie a Samantha De Granè per essere stata con noi. Grazie. Ciao Vladimir, ciao Roberto e soprattutto un bacione grande a tutto il nostro pubblico che ci segue sempre con grande affetto. Un saluto a Samuel, a Sabrina, a tutto il cast di Ballando con le Stelle, alla grande Emily Carlucci. Ciao.